Claudia Martin, consigliera della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, questa mattina a Bra, per questa tappa braidese di Sport a Scuola, un progetto sicuramente interessante che ha coinvolto circa 700 ragazzi di tante scuole per promuovere su alcune discipline però qual è la pratica dello sport. Io le chiedo subito l'impatto che ha avuto, che avete avuto da questa mattinata braidese. Ha un impatto molto positivo, mi sembra di aver colto da tutte le maestre, gli insegnanti, un grande approccio positivo. I bambini si sono divertiti e hanno provato tante discipline sportive. Quest'anno, rispetto agli scorsi anni, abbiamo fatto delle modifiche. Rispetto agli altri anni abbiamo aggiunto la quinta elementare, che ha fatto un programma sulla ginnastica artistica e ritmica. Nella prima media hanno lavorato sull'atletica, la seconda media sull'hockey indoor, e questa è la grande novità, e la terza media sulla pallapugno. Abbiamo voluto introdurre la quinta elementare proprio perché è importante che i bambini sempre più piccoli facciano sport e lo facciano bene, e quindi con l'aiuto degli insegnanti di educazione fisica delle medie le maestre hanno collaborato per portare avanti il progetto. Poi abbiamo voluto introdurre l'hockey indoor proprio perché è una specialità molto bella, nuova, soprattutto qui a Bra è di tradizione e c'è una grandissima società sportiva, siamo campioni d'Italia, e quindi era giusto che tutti i bambini provassero davvero questo sport, anche se è complesso e però molto divertente. E poi la pallapugno anche qui perché è uno sport tradizionale delle nostre terre e quindi è importante che i bambini lo conoscano. Esatto, mi aggancio al discorso braidese, diceva appunto dell'hockey indoor, c'era rafforzato questo concetto dalla presenza di Raquel Huertas, che poi so che ha girato tutte le scuole della provincia di Cuneo, che è un'olimpionica spagnola ed è giocatrice della Lorenzoni Cerebra, che milita in A1 femminile. Con lei presente anche il direttore tecnico della società neuroturchese Silvia Brizio, e sulla parte dei più piccolini, ma comunque che ha collaborato con loro, Giampaolo Lanzano, che è nella scuola hockey. Quindi insomma, e poi Bra che si fregia anche di quello che è l'hockey maschile, quindi sicuramente un tutt'uno a livello di Serie 1 maschile e femminile. Però questa non è l'unica tappa, perché poi tra pochi giorni si replicherà a Cuneo, giusto? Sì. Allora, innanzitutto abbiamo voluto coinvolgere le società sportive del territorio per dare un aiuto anche agli insegnanti di educazione fisica e alle maestre, proprio per avere più competenze tecniche e sportive sulle varie discipline. E quindi ringraziamo tutte le società sportive che hanno collaborato con le varie scuole. E poi ci sarà la replica per le scuole del circondario di Cuneo mercoledì 22. Anche lì ci saranno 10 plessi che parteciperanno, più di 800 ragazzi che saranno coinvolti. La cosa bella ritengo che sia che non è un torneo dove solo i ragazzi migliori, quelli più bravi, quelli che in genere fanno già sport e partecipano, ma è l'intera classe. Quindi abbiamo voluto coinvolgere davvero tutti i bambini, anche quelli che non fanno sport al di fuori della scuola, anche con la presenza, se c'erano in classe, di disabili o di altre situazioni, BES, eccetera, proprio perché tutti i bambini hanno bisogno di sport e questo è il nostro obiettivo. E questo è quello che, in cui, tra le tante altre cose, crede molto la Fondazione CRC. Certo, la Fondazione investe molto nel settore sportivo in genere, cercando di aiutare tutte le società e lo sport a scuola, proprio perché lo sport è davvero formativo e i ragazzi che fanno sport crescono con dei valori importanti, e per di più è sicuramente una prevenzione anche alla salute. Quest'anno la Fondazione, anche per questo, ha voluto unire lo sport a scuola anche ad un progetto medico, aiutando le scuole e i ragazzi a fare il certificato medico, che è sempre un onere abbastanza gravoso per le famiglie, e quindi siamo venuti incontro all'esigenza delle famiglie anche in questo, aiutando con i medici a fare le visite sportive.